Spero che anche il dottor Diego Righini, che è General Manager di Geotermia Italia, ci dia qualche buona notizia, perché appunto il settore dell'energia, della produzione dell'energia è un settore un po' critico, un po' criticato anche, no? Ecco, che cosa significa sviluppo sostenibile nel settore dell'energia oggi e appunto quali sono le criticità e gli ostacoli? Innanzitutto buonasera a tutti, e collegandosi al fil rouge della tutta la conferenza, quindi Confassociazione Ambiente, Emergenza Cancro, Fattori Ambientali Modificabili, Stili di Vita Non Corretti. L'energia può incidere sulla salute delle persone? Sì. In questo caso posso parlare come esperto rispetto a una risorsa energetica italiana, che è quella della geotermia. E parlando di questa, posso riferirmi ai casi italiani. L'Italia è un paese nel quale i propri ingegneri hanno inventato nel 1904 un sistema per produrre energia elettrica e poi anche è stato calore e raffreddamento per edifici, comunque per ambienti, attraverso la coltivazione e quindi lo sfruttamento di questa risorsa. Quando si è iniziato a sfruttare questa risorsa, immaginate in quell'epoca, e possiamo dire fino al 2000 all'incirca, quindi fino a una ventina di anni fa, sfruttarla con quella tecnologia che si è avuto a disposizione dal 1904 fino ad oggi, ha prodotto problemi in merito alla salute delle persone? Sì. In realtà gli impianti geotermoelettrici italiani, tutti presenti in Toscana, hanno prodotto problemi reali per la salute delle persone. Per esempio? E si estrae, siccome la geotermia è la composizione di acqua, vapore e gas, che sono compressi all'interno della crosta terrestre, quando tu hai la possibilità attraverso un pozzo di estrarre il fluido geotermico, e questo fluido geotermico, una volta che tu l'hai estratto, ne sfrutti la forza e la potenza facendolo impattare su una turbina, tu in realtà sfrutti questa energia e realizzi energia elettrica. Oppure se tu sfrutti questa energia, facciamo caso la fattispecie dell'impianto di teleriscaldamento di Ferrara, tu hai la possibilità di costruire come una sorta di grande termosifone che in realtà riesce a coprire il fabbisogno energetico di riscaldamento della metà di una città. Mm-hmm. In realtà lo si è sfruttato fino ad oggi e l'impatto delle centrali toscane, soprattutto fino al 2000, è stato un impatto nocivo, perché all'interno della crosta terrestre, quando tu estrai il fluido geotermico, in realtà questo fluido ha anche tutta una serie di gas e sostanze dove noi esseri umani, la natura, gli animali siamo comunque incompatibili rispetto a questo. Parto quindi dall'aspetto negativo per ricollegarmi al fil rouge. A che cosa voglio arrivare? Si parla di sviluppo sostenibile. Che significa sviluppo sostenibile? Se in realtà la tecnologia, che è stata utile sicuramente all'inizio per poter produrre un grosso volume di energia elettrica, poi può essere anche un sfruttamento che poteva essere sostitutivo alla combustione del carbone, poteva essere sostitutivo a tanti altri fattori, forse anche più inquinanti del fluido geotermico, solamente è stato un elemento positivo. Cos'è lo sviluppo sostenibile? Quindi cos'è per esempio quello che abbiamo provato a fare noi? È ottenere lo stesso risultato rispetto alla risorsa naturale, cercando però di azzerare completamente tutto quello che è la dinamica inquinante. Che significa? Passare da un sistema dove tu del fluido geotermoelettrico, quindi del fluido geotermico, ne sfrutti solamente l'entalpia, solo il calore. In realtà non usi più la forza del vapore per muovere la turbina, ma ne usi il calore per, attraverso un circuito chiuso, sviluppare il riscaldamento di un secondo circuito chiuso che gira dentro e muove una turbina e produce energia elettrica. Qual è la più grande difficoltà che si ha oggi?
rispetto ai medio-grandi progetti energetici, soprattutto dell'Italia, perché questo purtroppo non accade negli altri paesi che abbiamo visto dei G20 o dell'Ocse, e che in questo momento, quando tu approcci con un medio-grande progetto che può risolvere realmente il problema energetico e quindi di inquinamento di un determinato territorio, tu impatti contro una diffidenza totale del territorio, o quello che potremmo oggi chiamarlo il fenomeno NIMBY. Not in my backyard. Perché c'è questo problema? E vorrei farlo emergere, perché poi vorrei cercare su questo di sensibilizzare e coinvolgere un po' tutte le persone anche presenti qui e quelle che ci guarderanno in streaming o successivamente anche in televisione. Questo avviene perché è completamente caduto l'approccio del metodo tecnologico e scientifico. Oggi c'è una diffidenza, e lo potete secondo me anche raccogliere un po' nell'humus del popolo italiano, una diffidenza totale delle persone che sono esperte. Cioè oggi, drammaticamente, essere esperti di qualcosa. Drammaticamente, se le persone hanno studiato, si sono professionalizzate, hanno acquisito delle competenze di qualsiasi genere, in realtà se si confrontano sul tema sul quale loro sono competenti con persone che in realtà nella vita fanno tutt'altro, non esiste la comparazione della valutazione tra la persona competente e la persona che può essere anche competente ma in un altro settore, cioè non nel settore nel quale si va a discutere. Allora il dramma dov'è? L'Italia, e quindi i dati che hanno espresso tutte le persone che si occupano durante questa conferenza un po' più dei temi della cura della persona, in questo momento l'Italia non riesce a uscire dal problema di inquinamento, l'inquinamento ambientale, dal problema alla fine di tutte quelle impiantistiche che producono inquinamento, perché non abbiamo la capacità della sostituzione, di fare una sostituzione immediata con sistemi di impiantistiche che invece sono inquinamento zero. La geotermia è un caso reale. Dal 2010, nel recepimento di una direttiva europea, che è la direttiva proprio per diminuire il fattore di inquinamento delle energie rinnovabili, perché comunque anche le energie rinnovabili hanno bisogno negli anni di innovazione tecnologica per essere meno impattanti rispetto a quello che è il territorio, le persone, la biologia, sono in campo la possibilità per l'Italia di diventare leader mondiale del settore geotermoelettrico a zero emissioni, eppure dal 2010 ad oggi l'Italia non trova la possibilità di far emergere questa tipologia di impianto. Perché per l'opinione pubblica comune, e quindi c'è il trascinamento sui sindaci, poi c'è il trascinamento sui consiglieri regionali, e poi c'è il trascinamento in alcuni casi anche sui parlamentari, non c'è la capacità di nessuno, ma di pochi, di saper leggere il progetto utilizzando il metodo tecnico scientifico. La lettura dei progetti è fatta col metodo della paura. Il metodo della paura è il metodo che oggi usa il policymaker, quindi il decisore, per decidere cosa può approvare o cosa non può approvare in questo paese, in Italia. Ecco, ma l'antidoto, la conoscenza, l'informazione, sì. Provarci almeno. Allora, l'antidoto non c'è. In questo momento, allora, in questo momento l'antidoto è, purtroppo lo dico con dispiacere, è solo la prova provata. Perché se da una parte le persone più competenti del settore ti certificano la validità di un progetto sul profilo scientifico e tecnico, su esperienza, su simulazioni fatte al computer, quello che tu vuoi, su analisi dettagliate chimico-biologiche, tu devi avere il politico si distinguerà in futuro se vorrà far cambiare passo al paese, quindi dobbiamo far fare al paese una sorta di recupero verso l'alto. Il politico deve essere quello che alla fine deve tornare coraggioso. Cioè noi in realtà assistiamo in questo momento lo scenario politico
una sorta di pseudo coraggio, cioè ci sembra quasi che abbiamo in questo momento al governo del paese, e non ne faccio una questione di colore politico, no? Però l'immagine che noi abbiamo oggi ci dà l'idea di avere persone molto forti, molto coraggiose, no? Che in sé stanno combattendo contro dinamiche complesse, difficili e tutto il resto. In realtà questo non c'è, perché in realtà se il politico quando si muove e quando dimostra il suo coraggio in realtà utilizza un po' lo schema della paura, in realtà non ci fa superare il problema. Certo. Quindi se io alimento una paura e poi combatto la paura che alimento, in realtà io non ho dato nessun beneficio come policy maker al paese. Certo. In questo momento la politica deve avere il coraggio di riaffidarsi al metodo scientifico tecnologico. Se ci si affida deve portarlo fino in fondo e poi confrontarsi con i dati reali, perché quando poi l'innovazione è fatta, a quel punto la cittadinanza può testare la differenza tra la vecchia tecnologia e quindi quello dove si era arrivati con la nuova tecnologia. Questo secondo me è un messaggio che un'organizzazione importante come Confassociazione Ambiente secondo me deve dare al contesto politico, perché non possiamo pretendere, come dice, che sia il cittadino comune a superare la sua paura e quindi a dover cambiare idea. Questo se il politico che racconta al mondo dell'impresa, al mondo delle università, al mondo dei professionisti, che in realtà gli imprenditori, i professionisti e il mondo accademico debba convincere il popolo impaurito, questa è una balla. Chi fa questo è un politico falsario, cioè un politico disonesto nei confronti in quel momento del popolo al quale fa riferimento, al popolo al quale sta dando il suo messaggio. Il politico onesto è quello che dice: sono stato votato in sé per decidere, non per decidere quell'impianto sì, quell'impianto no, per decidere di mettere le migliori soluzioni in campo per migliorare la qualità della vita delle persone. Se lui è stato